Abbiamo incontrato Francesca Valtorta, volto noto della fiction italiana, ora sul piccolo schermo protagonista del Paradiso delle Signore. L'attrice ci ha svelato alcuni particolari del suo personaggio. Ma lei è una, come dire, self-made woman, nel senso che è una donna che si è fatta da sola, che è imprenditrice di se stessa e quindi si rapporta alla pari con gli altri uomini. Lei, insomma, appunto, arriverà lì da sola, presenterà la sua linea di rossetti e si rapporterà appunto alla pari con quindi il proprietario del grande magazzino, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, viene vista con un occhio un po' strano dalle altre donne, no? Abituate a un altro tipo di rapporto con la figura maschile. Lei invece si rapporta alla pari, no? E, come dire, non è succube più di tanto del fascino, ma anche da un punto di vista fisico, non so come dire, non voglio, diciamo, È prorompente, anticipare, è ecco. prorompente, esatto, non si vergogna, è molto sicura di sé, è quasi lei che lo conquista e che lo corteggia. Non si vergogna di questo, anche quando, come dire, le cose con Vittorio non andranno come lei avrebbe sperato. È una donna con una grande dignità, con una grande forza, che, come dire, soffre anche, perché ha delle fragilità emotive, chiaramente, ma questo non la mette mai in imbarazzo e guarda sempre a testa alta con grande dignità, gli altri, sia che si tratti di rapporti di lavoro che sentimentali.